Ich glaube, alles derzeit ist ja Veränderung. Und durch die Digitalisierung in der Veränderung ist die Veränderung noch mal viel, viel schneller. Und es findet dadurch auch ein Paradigmenwechsel statt. Und das natürlich hat Auswirkungen auf den Menschen als Konsumenten, den Menschen als Mitarbeiter. Und damit müssen wir umgehen. Wir müssen damit umgehen, wie wir Mitarbeiter führen. Wir müssen aber auch damit umgehen, wie wir das in unsere Unternehmen reinbringen und wie wir uns einfach fit machen, um mit diesen Veränderungen so gut wie möglich umzugehen, aber noch besser diese aktiv und positiv für uns zu gestalten. Se mi doveste chiedere qual è il fattore vero differenziante, non sarà tanto la tecnologia, quella diventerà sempre più standard, sempre più accessibile, la differenza vera sarà l'essere umano, la capacità di porsi delle domande alle quali la robotica, l'intelligenza artificiale risponderanno per l'essere umano. Sehr viele Bereiche im Unternehmen haben, wo wir digital unterwegs sind, ob das in der Konstruktion, in der Entwicklung ist oder in der Fertigung. Trend ist verkehrt, Trend hört irgendwann auf, aber wir sind sicher, dass es nie aufhören wird. Daher haben wir uns damit abgegeben und sehen es mehr als eine Einstellung bei Longo als wie ein Trend. Trasformazione digitale è, come dicono gli inglesi, un never ending process, perché fa parte della vita del consumatore, quindi una dimensione di vita, non è un progetto. Quindi, essendo una dimensione di vita del consumatore, ogni azienda si trova ad affrontare quelle che sono le sue esigenze. Quindi il consumatore ha esigenza di essere sempre connesso con il marchio, con l'azienda, con i fatti. Addirittura c'è una democratizzazione della produzione del prodotto, quindi vorrà sempre di più essere partecipe alla nascita dell'idea e del prodotto stesso. Quindi credo che un grande sviluppo ci sarà nella customizzazione, quindi nella personalizzazione della produzione. Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist eines der größten Themen derzeit. Es wird uns noch sehr intensiv in nächster Zeit beschäftigen, und zwar alle Unternehmen, jeder Branche, egal welcher Größenklasse und auch in den einzelnen Bereichen. Ich denke, dass jedes Unternehmen gefordert ist, für sich eine digitale Strategie zu entwickeln. I think we're really developing towards a phase where people inform themselves online. So for example, this is what all the car companies are doing. They're investing so much money into getting proper configurators. So you can sit at home in your bed, really relax, and you configure your car from beginning to end. You can look at this car 360 degrees around, inside everything, and you get this feeling of, that's what I want, and then you go to the store and buy it. And that's, okay, we're now talking about a really high involvement product, but it will be like that from anything, from a car down to cosmetics, down to hair accessories, whatever it may be, and you say, okay, what is this brand? What is the unique selling proposition of this product? And that's what it is. Okay, now I have it on my shopping list for the next time that I go to the drugstore, or the next time I go to wherever it is I need to go. Si abituerà sempre maggiormente a far sì che il prodotto parla con un altro prodotto che ha e si avvicina a lui. Questa credo che sarà per il mondo e per il consumo in generale una grandissima rivoluzione. Non da ultimo, che avrà forse anche delle conseguenze sociali, è un po' tutto l'effetto di produzione 4.0, quindi robotica, in primis, democratizzazione dell'industria. Ich nehme von dieser Veranstaltung heute mit, dass glücklicherweise es letztlich immer noch um die Menschen geht. Der Erfolg eines jeden Unternehmens hängt letztlich von den Menschen ab, die in diesem Unternehmen tagtäglich ihr Bestes geben.
Abbiamo parlato di dati, di automazione, di machine learning e quindi sembra che tutto arriverà in automatico. La differenza vera invece sarà in tutto quello che è considerabile tocco umano, esperienza umana, emozione. Il valore economico del terzo millennio verrà creato dalle esperienze che un brand sarà in grado di far vivere.